grazie Vicente. Annuncio anch'io che voterò a favore questa variazione di bilancio. Ringrazio anche l'amministrazione per essersi preso l'impegno di questi 100.000 euro per l'intervento che dovrà essere fatto per la scuola di infanzia Giavenale. Però mi interessava fare due parole, spendere due parole sulla provocazione politica che ha fatto il sindaco poco fa, no, per quanto riguarda appunto i tagli agli enti locali. E io non ho nessun problema nel riconoscere che il sindaco ha ragione su questo, perché è un problema che va avanti da tanti anni, forse da troppi, ed è veramente la solita, diciamo, metodologia che utilizzano tutti i governi, che siano di sinistra, di centro e anche il nostro, di andare a toccare le finanze degli enti locali, dei comuni, che poi sappiamo già da anni hanno subito questi tagli, e sono tagli che vanno ad incidere sulla spesa corrente, che poi va a toccare quindi i servizi della città. Quindi questi sono tagli, francamente, che anch'io non mi sento assolutamente di condividere. È anche vero comunque nel 2023 il governo ha annullato 150 milioni di euro di tagli che erano stati previsti dal governo Draghi, 100 milioni riguardavano appunto i comuni, 50 milioni le province. È anche vero che il governo si è trovato di fronte a una spesa francamente inaspettata, che sono i famosi 145 miliardi legati al super bonus, quando la stima erano di 50 miliardi, 45 miliardi previsti dalla contabilità dello Stato. Quindi evidentemente chiunque si sarebbe trovato di fronte a questi dati, a queste finanze, qualsiasi forza politica avrebbe comunque dovuto tenerne conto. Utilizzare sempre i comuni, sono d'accordo che non è assolutamente la scelta più corretta. È anche vero però che, come avrebbe ricordato, in questi 10 anni di amministrazione siete riusciti comunque a portare a casa parecchi milioni di euro per finanziare in spesa il conto capitale, quindi investimenti, insomma, senza andare a toccare, a intaccare, insomma, le finanze dei cittadini. È vero anche che non tutti i comuni hanno questa possibilità, perché chiaramente i comuni più piccoli invece, non avendo la struttura del comunesco, io un taglio rimane un taglio senza avere la possibilità poi di avere una sorta di partito di giro accedendo ai bandi, che siano regionali o ministeriali, che gli permettano comunque di fare investimenti. Tutto qua. Grazie. Il piano è evidentemente ambizioso, al di là che è stata fatta una fotografia ad ampio raggio, sia a livello comunale e sovracomunale. C'è da dire che, visto gli obiettivi che il piano si delinea, c'è effettivamente da augurarci che quel mondo della scienza, che ritiene che le motivazioni, le cause del cambiamento climatico non sono di natura antropica, abbiano ragione. Ma questo è il punto, perché se non è così, se non così invece ha ragione quella parte della scienza certamente maggioritaria che sostiene che noi siamo la causa di mutamenti climatici, la vedo dura. Questo rischia di essere un piano che andava fatto perché serviva per fare una fotografia, ma poi realizzarlo concretamente sarà molto difficile per tutto quello che è stato detto fino adesso. Ritengo comunque che sia giusto approvare questo piano, perché al di là di tutto, al di là anche delle opinioni che possiamo avere sulle ragioni, le cause di mutamenti climatici, ma nessuno di noi qua dentro è uno scienziato, nella storia della scienza ci sono state varie occasioni in cui tesi che andavano per la maggiore poi negli anni successivi si sono rivelate sbagliate, e questo, ripeto, dobbiamo sperare tutti che sia così. Ma è anche una questione che riguarda, secondo me, la politica energetica, perché comunque sia, in base anche a quello che sta accadendo negli ultimi anni, l'Italia, l'Europa, tutto il mondo occidentale ha la necessità di affrancarsi da quello che sono le risorse energetiche che derivano dal fossile. Quindi creare una diversificazione delle fonti energetiche. Però non c'è nulla di più complesso che la politica energetica nel mondo, e lo vediamo. Molto spesso le guerre si fanno anche per questo motivo. Quindi io non posso bocciare o astenermi a questo documento. Voto favorevolmente,
ma ben cosciente comunque che le difficoltà saranno molte nei prossimi anni o comunque la prossima amministrazione che siederà al vostro posto o se sarete ancora voi dovrà comunque continuare a monitorare perché questo non deve rimanere un libro delle buone intenzioni. Dovrà comunque continuare a monitorare che tutte le schede che sono state preparate, quelle centinaia di schede, per quanto riguarda anche e soprattutto quello che interessa la parte comunale, quindi la proprietà pubblica, venga progressivamente portato avanti secondo quelle che sono le capacità e disponibilità finanziarie del Comune di Schio e per quanto riguarda gli altri comuni che fanno parte del progetto. Ovviamente servirà appunto l'intervento dello Stato anche per i privati, perché senza l'intervento sulla parte privata la battaglia è già persa in partenza. Grazie. Starting. Ora, io intanto vorrei capire dopo dal sindaco, siccome in quella seduta mi ricordo che avevo proposto ed era anche stata accolta dal sindaco, mi chiede la possibilità, la disponibilità ai tecnici di RFI, di venire magari in Consiglio Comunale per condividere con noi quelli che sono appunto i progetti sul tavolo per il superamento del passaggio di livello e il progetto in generale che riguarda appunto lo sviluppo della tratta ferroviaria. Perché io francamente ancora oggi io ho alcuni dubbi su alcuni aspetti. Siamo tutti favorevoli all'elettrificazione, siamo tutti favorevoli a sviluppare la linea perché il nostro territorio merita di avere un collegamento rapido e veloce su rotaia con Vicenza e quindi con il resto del Veneto. Però dobbiamo appunto anche qui tenere conto di quelle che sono le problematiche, perché la riduzione comunque dei tempi di percorrenza della tratta tra Schio e Vicenza. E sono legati, se non sbaglio, soprattutto dall'eliminazione di tutti i passaggi di livello, non tanto dalla elettrificazione della linea. E sull'eliminazione di passaggi di livello è qui che si gioca la partita. E i due nodi più complicati, almeno da quello che mi risulta, sono appunto Anconetta a Vicenza e quello di Schio, anche se il passaggio a livello di Anconetta si trova a poche decine di metri dalla fermata della stazione di Anconetta e il passaggio a livello di Schio si trova anch'esso a poche centinaia di metri dalla fermata della stazione centrale, diciamo, si trova in via Baccarini. Quindi comunque in due posizioni quando il treno è già in fase di rallentamento, quindi non è che andrebbe a creare degli ostacoli. La questione qual è? Che nel momento in cui tu vai a ridurre il tempo di percorrenza vai ad aumentare i passaggi di treni con tutti i problemi che si vanno a incorrere nella viabilità stradale. Quello che a me non è chiaro, la riduzione del tempo di percorrenza sarà di 30 minuti o di 36 minuti? Perché in alcuni, io ho guardato sul sito di Ferrovie, parla proprio del progetto di Schio e della tratta ferroviaria, parla di 36 minuti. Oggi per andare a Vicenza ci vogliono 42 minuti, quindi parliamo di pochi minuti insomma di riduzione. L'investimento per l'elettrificazione, appunto, allora sempre dal sito di Ferrovie, si legge che mediamente, l'investimento per un'elettrificazione costa sui 1,5 milioni di euro a chilometro. Non so se sia corretto, però è quello che ho letto. Parliamo quindi comunque su una tratta di 30 km, quindi più o meno 50 milioni di euro, che sono tanti. Mi ricordo anche partecipando a un vostro convegno, proprio di presentazione del progetto del cavalcavia ferroviario, che avevate proposto, era stata una boutade, il treno, cosiddetti treni ibridi a batteria, che proprio RFI sta mettendo sui binari in varie regioni d'Italia, anche in Friuli Venezia Giulia. Queste non sono scelte che possiamo fare noi, evidentemente, no? Cioè, non possiamo incidere nulla su questo, però appunto capire con RFI e con la regione, perché comunque è una scelta regionale, se eventualmente la questione di treni ibridi a batteria, perché poi la tecnologia sta già inserendo i treni che andranno solamente con la batteria, non più quindi con la batteria con il gasolio e il pantografo, quindi con queste tre modalità, ma solo esclusivamente a batteria.
Queste sono soluzioni che in alcune parti d'Italia sono state attuate perché si tratta magari di tratte ferroviarie brevi come la nostra, dove gli investimenti di elettrificazione sono superiori e non convenienti. Per andare a capire anche quali sono oggi, attualmente, il numero degli utenti che utilizzano la ferrovia, perché poi bisogna sempre bilanciare costi e benefici. Questo non può mica dire che non bisogna fare investimento, anzi, che non bisogna sviluppare la tratta ferroviaria, anzi, bisogna farlo. Ecco, l'unica perplessità, non perplessità, dubbio a cui non ho mai avuto risposta è: saranno 30 minuti o saranno 33 o 36? Perché passare da 30 a 36 su 42 minuti, insomma, dovrei vedere se effettivamente elettrificare la linea e spendere 50 milioni di euro ne vale effettivamente la pena o se evidentemente può essere sufficiente investire sui treni ibridi. Che non costano poco neanche loro, voglio dire, no, non è che costano poco neanche i treni liberi, perché anche lì c'è tutta una serie di interventi comunque da fare strutturali sulla tratta ferroviaria, in ogni caso. Io comunque sono d'accordo che bisogna puntare, l'ho detto la sera del 25 settembre, bisogna puntare e lavorare con l'obiettivo di mantenere la stazione in via Baccarini, perché probabilmente quello è anche l'unico modo che abbiamo per stimolare RFI, o ramo commerciale di RFI, a investire su quella palazzina e quindi l'area circostante, perché no, altrimenti rischiamo che rimarrà così per tutti i prossimi.